È nata insieme a Nicola Guaglianone, lui ha avuto, è l'autore del soggetto del film e della sceneggiatura, e alla sceneggiatura ha partecipato anche Menotti. Non lo so, noi abbiamo realizzato questo cortometraggio che si chiama Basette, è uscito nel 2008, ma l'avevamo fatto nel 2006, dove avevamo un delinquente della periferia romana che rapinava un bancoposta. E poi accadeva una cosa, non voglio spoilerare, anche se l'hanno visto un sacco di persone, magari qualcuno lo vede. E poi in un momento particolare del cortometraggio lui evade dalla realtà, in questo mondo fantastico dove è vestito come Lupin Terzo, però parla in romanaccio. E lì abbiamo testato la prima volta quella che noi abbiamo definito appunto la formula, cioè cercare di far funzionare queste due dimensioni che per certi aspetti sono in una dicotomia totale, cioè da una parte c'è la realtà, dall'altra c'è la fantasia, però poi nel tempo questa cosa è diventata quasi organica e si intrecciano, e nel film in questione è all'estrema potenza perché ci troviamo a parlare di superpoteri, però siamo nel disagio sociale di una Roma periferica. Funziona, pare. No, degli attori ero molto, diciamo, convinto. Io scelgo Ilaria Pastorelli perché so che può diventare una grande attrice, anche se al tempo quando è stata scelta non era un'attrice, e quindi comunque sapevo e mi aspettavo in qualche modo, per quello che avevo visto, che quel vissuto importante che aveva ce lo poteva generosamente mettere in scena. E di Claudio ne ero straconvinto perché conoscevo il suo talento, perché ci conosciamo da 20 anni, però abbiamo fatto un lavoro durissimo, che è durato quasi 4 mesi, e abbiamo tirato fuori quel personaggio lì.